31 anni fa fu sancito un matrimonio che appunto dopo 30 anni, 31 anni è un matrimonio, potrei dire, felice tra l'Alma Mater e la Romagna. Grazie di essere venuti e intervenuti con tanto entusiasmo, entusiasmo che si misurava e si misura in questi istanti a questo evento di inaugurazione del corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, sede di Forlì. Io credo sia una bella giornata, lo è per Forlì, lo è per Forlì Cesena, lo è per la Romagna, lo è per l'Emilia Romagna. Ho paragonato fin da subito l'avvio di questo grande progetto che abbiamo chiamato Romagna Salute. Dal mio punto di vista ha la stessa importanza e avrà in futuro lo stesso impatto che ha avuto la scommessa di 30-31 anni fa di celebrare questo matrimonio tra l'università e il territorio romagnolo. Io parto anche dal concetto che ci vuole tanta fortuna. Il rettore è un rettore fortunato, no, la nostra è stata la fortuna di avere un rettore che ha creduto così nella nostra città, nella nostra amata Romagna, che ha pensato veramente di creare le condizioni per la realizzazione di un grande sogno. Porto il saluto dell'azienda che pro tempore dirigo. Io sono arrivato da poco, pertanto devo ringraziare tutti coloro che, vuol dire, ben prima di me, vuol dire, hanno reso possibile quella che ritengo, per quanto riguarda l'azienda della Romagna, una sfida e un'opportunità. È chiaro che io rappresento questa faculty e faccio i ringraziamenti anche ai tre direttori dei dipartimenti medici, la professoressa Mazzoli per il Dibinem, il professor Gargiulo per il Dimes e il professor Viale per il Dimec, che rappresentano praticamente tutta la facoltà dell'Università di Bologna. Voi sapete che il nostro Ateneo sta con estrema efficacia gestendo questo nuovo anno accademico con una modalità mista, no? Didattica in presenza e a distanza. Quindi noi medici oggi li vogliamo e desideriamo che siano con noi, e per questo proprio volevamo dare un messaggio di ospitalità, visto che siamo la terra dell'ospitalità, ma dare un'ospitalità proprio ospitando, scusate il gioco di parole, nel cuore del campus. Credo che sia molto importante anche per l'Università di Bologna, di cui si rafforza in modo significativo la presenza in Romagna nella nostra città. La scelta di medicina è venuta naturale, sul piano logico. A Forlì vi è una grande medicina, ospedaliera e non, con strutture importanti. A un passo opera l'IRST, formidabile istituto di ricerca e cura nel settore oncologico. Vi erano e vi sono quindi le condizioni più favorevoli per disponibilità di strutture fisiche e culturali, per creare un corso di medicina e chirurgia in modo da dar luogo ad un polo di ricerca e di insegnamento di altissimo livello. Qualcuno ha scritto 3 anni fa che realizzare medicina era un sogno. L'immagine era forse un po' ardita, ma ho imparato da anni che i progetti più sono ampi ed ambiziosi, più hanno la possibilità concretamente di realizzarsi.